Sì, la campagna è del Corevela, il consorzio che si occupa appunto di raccogliere il rifiuto differenziato del vetro, che in questo caso è decisamente una risorsa. La società Amio e l'amministrazione comunale hanno coadiuvato questa importante campagna di comunicazione, che in realtà è anche operativa, perché abbiamo installato in città nuove campagne, appunto cercando di coprire tutta la cittadinanza, in modo tale da rendere fruibile e accessibile a tutti la possibilità di differenziare il vetro. Oggi presentiamo questa iniziativa con il supporto di ANCI e Coreve, in cui allestiamo più di 170 campane di vetro per garantire e migliorare il servizio della raccolta differenziata del vetro. È il primo passo, diciamo, di una strada che ormai abbiamo intrapreso con il Comune di Foggia per incrementare la percentuale di raccolta differenziata. Il vetro, così come le altre frazioni, sono diciamo, delle parti che vanno recuperate, e quindi noi chiediamo il supporto ai cittadini e anche alle utenze non domestiche proprio per consentire il recupero quanto più possibile del vetro. E noi siamo felicissimi di accogliere nuovamente anche per quest'anno questa bellissima manifestazione, perché è importantissima. Attraverso Sportivamente mettiamo al centro dell'attenzione la diversità sulla salute mentale, che ancora oggi viene spesso vista con criticità e soprattutto con paura, mentre bisogna convincere la comunità ad essere accoglienti e ad avere uno sguardo diverso, uno sguardo fatto di amore e di accoglienza.